È uscito finalmente Lord of the Fallen, un Souls-like che sembra molto promettente ed interessante e che sto provando in questo periodo. Si sa che la classe iniziale in questi giochi è sempre motivo di dubbi ed incertezze per alcuni giocatori. Quest'oggi andremo quindi a dare un'occhiata a quelle disponibili in modo da aiutarvi in questa prima scelta. Iniziamo con la cavalleria consacrata. Molto semplicemente è il classico cavaliere con armatura media, spada corta con scaling in forza. È molto resistente e davvero semplice da giocare, con attributi principali in forza, costituzione e vitalità, con un pizzico anche in radiosità per magari evolverlo in qualcos'altro. Oltre all'armatura e alle armi, questo cavaliere dispone inoltre di granate da lancio che causano danni da fuoco e sono riutilizzabili avendo però abbastanza munizioni. Queste ne consumano 3. La barra delle munizioni e questa in alto a sinistra. Inoltre parte anche con 3 coppie di brio pietre, che sono delle gemme che, se vengono utilizzate, curano il nostro PG nel tempo. Il lupo da guerra invece è più incentrato sulla forza bruta, è la classe per chi predilige il combattimento melee con spada lunga, che anche in questo caso va a scalare C in forza, ma avendo a disposizione però meno difesa per via di un'armatura più leggera. Questo personaggio dispone inoltre di accette insanguinate, che sono lanciabili con consumo di 2 munizioni, e di 2 sali del fuoco minori che si possono droppare anche da alcuni nemici e che infondono momentaneamente questo elemento, il fuoco, sulla nostra arma. È un bel buff all'attacco che potrebbe tornare utile in alcune situazioni. Quindi il lupo da guerra va giocato in maniera un pochino più aggressiva, facendo però le dovute attenzioni ai vari colpi nemici, perché alla fine siamo in generale meno resistenti. Il patriota è una classe abbastanza equilibrata nelle statistiche, che parte inizialmente con un misto di armatura media e leggera, con un flagello e uno scudo medio. Dispone inoltre di un'utile balestra con dardi che consumano 2 munizioni alla volta, ovviamente per il combattimento a distanza, e di alcune bacche acerbe per l'aumento momentaneo dell'energia, della nostra stamina. È un personaggio che si rivela molto versatile e utile soprattutto all'inizio, anche per via appunto della sua balestra. Bisogna solamente abituarsi al moveset un po' particolare dell'arma che utilizza, ovvero il flagello. La classe fanteria di Mosted equipaggia invece un'armatura media e si focalizza più sull'agilità. Dispone di una lancia con scaling C in questa statistica, di uno scudo leggero, di giavellotti da lancio in grado anche di trafiggere i nostri avversari e di un trio di brio pietre. Anche in questo caso bisogna un po' abituarsi al moveset della nostra lancia, che ci permette di combattere gli avversari anche da dietro il nostro scudo, rimanendo però leggermente più distanti rispetto ad altri armamenti. Il Ranger piuma nera, che sembra uscito da qualche altro gioco, si focalizza sull'agilità. Parte con una classica ascia, dal moveset però molto interessante e veloce, uno scudo leggero e un arco con munizioni di quercia, che fanno solamente danno fisico. Più avanti saremo in grado di recuperare altre tipologie di frecce con altri elementi da usare a nostro vantaggio. Questo PG veste un armor set misto, medio-leggero, e dato che viene considerato anche un personaggio da distanza, dispone di 2 borse delle munizioni che all'utilizzo ci ricaricano completamente le nostre scorte. Consigliato quindi per chi vuole tenersi lontano dai nemici o per chi vuole specializzarsi sull'agilità e il combattimento veloce. Iniziamo ora a vedere le classi avanzate, che immagino vengano considerate così per via delle loro dinamiche un po' particolari di gameplay, ma che alla fine, se avete giocato altri titoli di questa tipologia, vi risulteranno molto familiari. Il primo di cui parleremo è il Carnefice in Esilio, un personaggio incentrato molto sull'agilità e sul combattimento in dual wielding, con doppie armi. Inizia infatti la sua run con ben 2 pugnali con scaling C in questa statistica e di coltelli laceranti in grado di far sanguinare i nostri avversari dalla distanza. La sua armatura è molto leggera e di conseguenza, se lo si vuole iniziare a giocare per bene, bisogna avere un po' più di dimestichezza con le schivate, le parate e quant'altro, e capire soprattutto quando essere più aggressivi ed attaccare, usando magari anche 3 sali del veleno per buffarci le nostre armi. È un personaggio fragile ma molto veloce e pericoloso sul combattimento a corto raggio. La seconda classe avanzata è il Predicante di Orius, con un'altissima radiosità iniziale. Lo possiamo quindi considerare una sorta di chierico di questo titolo. Inizia l'avventura con un armor set leggero e poco resistente, un martello da predicante con scaling C in radiosità che sembra davvero molto forte, sarà ovviamente anche per via di quest'alta statistica, uno scudo con bassi valori di blocco e un catalizzatore in grado di lanciare il nostro primo incantesimo, ovvero il bagliore radioso. Oltre a
questo, dato il suo consumo di mana, dispone di 5 pietre per recuperarlo. Una classe quindi consigliata per chi vuole iniziare a giocare con qualche spell, in questo caso con qualche incantesimo, che sicuramente più avanti nell'avventura verranno sbloccati e ottenuti. Il seguace del fuoco è, diciamo, la controparte magica del predicante. Se consideriamo il precedente più o meno il chierico, questo è il mago, un po' più tendente al piromante almeno all'inizio. Parte con 18 in inferno, un'armatura leggera ma abbastanza resistente al fuoco e ai danni fisici, un bastone da seguace che sarà inizialmente la nostra arma melee, che si comporta da picca, quindi dovete un po' abituarvi al suo moveset, e un catalizzatore in grado di castare il nostro primo incantesimo, il globo infernale che causa danni da fuoco. Come per il predicante, anche lui, usando mana, parte con alcune pietre per recuperarlo. L'ultima classe di base disponibile, da scegliere a nostro rischio, è il miserabile, praticamente il discriminato dei Souls. Parte con tutte le statistiche a 9, un'armatura media misto a leggera, dei sassi da lancio come munizioni e come arma principale un secchio rotto con un piccolo attributo al veleno, che però si può utilizzare come un tirapugni, anche doppio, e che alla fine, fidatevi, non risulta poi così male. Sicuramente iniziare la nostra prima run su questo titolo con questo personaggio risulterebbe molto più difficile, soprattutto per chi magari non è abituato a questo genere, ma superata la difficoltà iniziale, il miserabile si rivela una delle classi più personalizzabili di tutto il titolo, essendo l'unica che parte a livello 1. Se disponete della Deluxe Edition di questo gioco, avrete tra le scelte iniziali anche quella del Crociato Oscuro, che però, ragazzuoli miei, si può sbloccare tranquillamente anche nella versione normale, completando una particolare quest. Il Crociato Oscuro è, a mani basse, una delle classi più forti, c'è poco da dire. È tra l'altro l'unica che inizia la sua run con un pendente che gli potenzia sia forza che costituzione, e un armor set molto resistente che lo porta quasi al limite del carico pesante. Impugna una spada lunga con scaling C in forza, nessuno scudo, e una pergamena in grado di esplodere a corto raggio, causando danni ai nemici lì intorno. Ha veramente tantissima energia anche rispetto a classi che si baserebbero sull'agilità e a cui magari servirebbe di più, e forse il suo unico punto dolente, almeno in questa parte iniziale del gioco, è la sua arma, che sì è forte, ma almeno per quanto riguarda i miei gusti è un po' troppo lenta e scomoda. Sinceramente parlando, in generale, non ho mai apprezzato così tanto l'inserimento di personaggi in più, oggetti extra, cose regalate solamente per chi compra l'edizione più costosa, ma almeno in questo caso lo si può sbloccare all'interno dell'avventura, come anche le due altre classi segrete, di cui però non vi faccio spoiler. Quindi ragazzoli miei, questo era il primo video su Lord of the Fallen, un Souls-like di cui, ammetto, sono ancora molto dubbioso, ma nel caso vi piacciono questi contenuti di questa tipologia, fatemelo sapere tramite un like ed un commento, insieme magari anche alla classe iniziale che avete scelto. Io ero Nevermind, vi ringrazio per l'attenzione, al prossimo video. Ciao ciao!